È terminata da poco la conferenza stampa del tecnico biancazzurro Alberto Colombo in vista del match di domani, inizio ore 17.30 tra Fidelis Andria e Pescara. Non ci saranno Jacopo De Zoghus e capitan Gianmarco Ingrosso. Per De Zoghus un'infiammazione agli adduttori, per Ingrosso un virus. Il capitano ha la febbre e non parte per la trasferta pugliese. Al suo posto Riccardo Brosco, che ha scontato il turno di squalifica. Buone notizie per Luca Mora, il centrocampista sta molto meglio, è convocato e potrebbe essere utilizzato a gara in corso. Andiamoci ad ascoltare allora con le immagini di Alberto Capo le parole del tecnico biancazzurro Alberto Colombo in conferenza. Rispetto a domenica scorsa abbiamo sicuramente assenti De Zoghus, che per questo problema infiammatorio agli adduttori si è pensato di dargli un attimo di pausa, in modo da vedere se questa problematica gli possa passare, e di ieri Gianmarco Ingrosso, che ha un virus intestinale, quindi è sicuramente non convocato domani. Poi gli altri stanno tutti a posto. Mora si è allenato e man mano ha dimostrato di stare sempre meglio, per cui è tra i convocati e penso sia anche volendo utilizzabile in relazione al problema che ha avuto alla cervicale. Allora mister, io torno sull'ottima prestazione di Merola e di Rafià domenica scorsa, due giocatori che venivano da un periodo, diciamo, non di continuità con le ex società. Questa loro prestazione in 90 minuti molto intensi può essere, diciamo così, penalizzante per loro dal punto di vista fisico, o stanno bene, sono al 100%? No, è chiaro che hanno sofferto magari nel post gara qualche giorno la fatica. Rafià addirittura di quasi due partite dopo tanto tempo ravvicinate, e Merola dell'impiego nei 90 minuti, ma credo che siano ancora coinvolti a livello di stimoli per dare sempre il 110%, quindi oggi come oggi credo che la stanchezza possa essere sopraffatta da quella che è la volontà dei giocatori di far vedere con maggior continuità quelle che sono le loro caratteristiche, per cui credo che se flessione ci si possa aspettare, non sicuramente domani. Poi questo non significa che non possano fare una partita un po' più sottotono, però credo che a livello di testa siano pronti per fare un'altra grande partita. Mora ha detto che sta meglio, quindi diciamo che il guaio al collo è superato. Fatto la domanda domenica scorsa, mi aveva risposto una settimana, fateci godere la situazione. Ecco, Mora nel sistema 2 lo vede meglio insieme con un altro centrocampista, oppure più sotto punta come alternativa a Rafià? Ma adesso come adesso, per non dire come terzino a Giuliano, no, scherzo. No, è un giocatore, come dicevamo nel post potenza, talmente intelligente che si può adeguare a qualunque posizione. Poi ci sono delle caratteristiche dove uno è più portato a rendere rispetto ad altre posizioni, però credo che con la sua sapienza tattica possa sicuramente lavorare nei due. È chiaro che il lavoro di recupero palla può essere fatto in una maniera diversa rispetto ad altri giocatori che hanno altre caratteristiche. Poi anche come, chiamiamolo, trequartista, l'avevamo provato in estate, sicuramente ti può dare molto a livello di inserimenti, tant'è vero che comunque da mezzala è arrivato a realizzare 5 reti, e non sono poche per un giocatore di centrocampo, quindi è un valore aggiunto quello che ci ha portato, ma è chiaro che dal punto di vista tecnico-tattico è diverso da altri giocatori, da Rafià, però credo che in queste due posizioni possa, a seconda del momento della partita, dare ampiamente il proprio contributo. Tatticamente è chiaro che molto dipenderà dall'atteggiamento, diciamo, dell'avversario, però io non mi aspetto una squadra che quella dell'Andria parta pensando a non prenderle. Io credo che per quello che ho visto abbia altre intenzioni, per cui noi dobbiamo essere veramente pronti a tutto. Non dobbiamo pensare, appunto, che quello che abbiamo fatto ci possa bastare. Noi dobbiamo metterci qualcosa
di più, di nuovo, rispetto alla domenica precedente, perché è sempre così. Per cui se noi pensassimo che è bastata quella prestazione, stiamo commettendo un errore. Quindi dal punto di vista caratteriale noi dobbiamo essere pronti ad una battaglia. Voi, perché l'ambiente di Andria può essere un ambiente tosto, soprattutto se gli si dà coraggio alla squadra, ha una tifoseria che è calda e vicina alla squadra, per cui non dobbiamo commettere questo errore. Dall'altra parte dobbiamo cercare di riproporre dal punto di vista tecnico-tattico tutte quelle soluzioni, tutti quei movimenti che abbiamo cercato di mettere in atto domenica col Potenza. Non sarà facile, perché ogni partita ha una storia a sé. Però, ripeto, mi aspetto una grande battaglia dal punto di vista temperamentale, quindi noi dovremmo essere pronti a rispondere presente sotto questo aspetto. Allora, io faccio due domande su dei singoli, o meglio, su un singolo e su una possibile staffetta. Qual è stata la chiave per ritrovare Giabbo a questi livelli? Dopo un mese credo che era un po' uscito dalle rotazioni, e poi se Vergani Lescano è una staffetta che le piace, nel senso interpretata così può dare grandi risultati, oppure ci sono delle gerarchie? Allora, Giabbo, come molti altri, hanno avuto delle flessioni, ma sono stati bravi a trovare le motivazioni nella panchina. Perché molte volte il dialogo arriva fino a un certo punto e invece poi l'effetto pratico, quello di magari trovare meno spazio, di rendersi conto che le parole poi le porta via il vento e bisogna dimostrare tutto il proprio valore, tutte le proprie potenzialità, credo che quando un ragazzo, soprattutto se giovane, riesca a capirlo il prima possibile, venendo da un'esperienza di qualche panchina o di situazioni dove non lo vedeva più protagonista con continuità come in precedenza, abbia fatto scattare in lui una molla per ritornare ad essere quello che era un giocatore che ad inizio stagione e per buona parte dell'andata è stato un giocatore fondamentale. Ruolo a due, ma può anche darsi, ma io l'ho visto e l'abbiamo visto tutti fare delle partite importanti anche nel ruolo di mezzala, quindi quando uno ha delle potenzialità poi le può esprimere sicuramente meglio in una condizione tattica, ma poi esce il vero valore. Quindi ha avuto bisogno di resettare dal punto di vista mentale alcune situazioni e buttare sul campo tutto il proprio valore, quindi è quello che ha fatto. La staffetta è contingente al momento, per cui sicuramente se l'apporto è quello di domenica scorsa di entrambe, ben venga la staffetta, ma credo che ognuno di loro abbia delle caratteristiche e soprattutto abbiano dei momenti da poter essere sfruttati in base appunto all'aspetto fisico, motivazionale, anche tecnico, tattico, per cui avere queste soluzioni a disposizione sicuramente è per un allenatore un valore aggiunto. Però spero che entrambe i giocatori possano dare il contributo che finora hanno dato in termini realizzativi e di apporto alla squadra.